La tua prima Olimpiade è qualcosa di forte, importante? Sì, è importantissimo e mi dà una carica incredibile. Dopo portaci a vedere questa ennesima medaglia d'oro, meravigliosa. Va bene, brava. Ciao. Terza questi europei di d'oro, sesta conclusiva consecutiva tra chi come la Simona Quadarella a vincere tre medaglie e confermarsi a distanza di tre anni con tre ori. Rappresenterà l'Italia nei 1500 stile libero e gli 800, risultati ottenuti tra gli assoluti invernali del 2019 e i primaverili di Riccione di quest'anno. Ma come adesso è la volta delle ultime due finali delle due staffette miste, prima gli uomini. Tanto noi vi annunciamo che sarete su Rai 2, cari telespettatori, sino al termine anche della finale della 4% mista femminile, dopodiché la parte conclusiva, che sono le premiazioni, e ovviamente c'è ancora tanto Italia protagonista, la potete seguire sul nostro canale, il 57 del digitale terrestre Rai Sport Più HD. Italia in corsia numero 3, rappresentata da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burtisso e Alessandro Miressi. Parte per primo nella frazione di dorso il 19enne di Schio, Thomas Ceccon. È una gara sulla quale gli azzurri puntano moltissimo, l'ha detto a chiare lettere prima Burdisso, non la bella partenza di Ceccon, Italia che deve inseguire e ha una staffetta di riferimento di fianco, è la Gran Bretagna, sono i campioni d'Europa e i campioni del mondo in carica, capaci addirittura di battere gli Stati Uniti in virtù di una frazione in mezzo che spacca letteralmente la gara, è quella della rana. Chi spacca intanto è la Russia con Kolent Kolesnikov, il torpedine russo, 24,98 il passaggio ai 50 metri. Occhio al record europeo della distanza, perché Kolesnikov ha questo nel mirino, non ha potuto nuotarla nella gara individuale, lo cerca adesso il 52-11 di Lacour. E Kolesnikov un abisso davanti a tutti. Intanto era in seconda posizione in corsia 3 il nostro Thomas Ceccon, se la deve vedere con la Gran Bretagna e la Francia. Thomas Ceccon consegna a Nicolò Martinenghi il passaggio 53-59, terza posizione, seconda la Francia, prima sempre la Russia. È partito Kirill Prigoda nella frazione di rana. Russia che scappa letteralmente, si sposta anche dalle onde, sfrutta al massimo il suo dorso, molto bravo nel cambio invece Martinenghi, non eccezionale la frazione di Ceccon in apertura, molto lento Piti, questo non permette al britannico di scappare nei primi 50 metri rispetto all'Italia, fatto estremamente importante. Tiene la posizione rispetto alla Gran Bretagna che seconda l'Italia con Nicolò Martinenghi, è terza, è passato con 26,84 nella prima vasca della rana, ritorna Nicolò Martinenghi, guida la Russia. Si sono lanciati a velocità folle nei primi 50 i due ranisti inglesi e italiano, con Martinenghi che tiene molto bene il passo di Piti. Rinviene la Gran Bretagna ma anche l'Italia con Nicolò Martinenghi, e lì è a pochi centesimi dai russi Piti, intanto 1:51.02 consegna a James Guy la prima posizione per la frazione Delfino. E c'è una frazione da sotto 58 di Martinenghi che è perfetta, adesso vediamo se Burdisso terrà fede a quanto detto prima, in staffetta si vola Russia, Gran Bretagna e ci siamo noi che siamo di questo terzetto la nazione che ha lo stile libero più forte, perché schiereremo Miressi e la Russia non potrà avere ovviamente Kolesnikov che ha nuotato il dorso. Si avvicina intanto Mikhail Vekovishev, il russo, al primato di James Guy che continua a guidare la Gran Bretagna, ma Federico Burdisso c'è, terza posizione, transitato 2:15.39. Tiene l'Italia con intanto Gran Bretagna va a toccare al termine della terza vasca, lancia Gail, l'ultimo frazionista della Gran Bretagna, Duncan Scott, l'Italia è terza, è partito Alessandro Miressi, la torpedine torinese, 1:05 di distacco dalla vetta britannica. Ha cambiato bene il distacco sensibile, vediamo se riuscirà a entrare in scia nei primi 50 metri davanti a uno Scott che non vuole assolutamente prestare il fianco alla rimonta azzurra, ma sta piano piano recuperando qualcosa Miressi. Duncan Scott è un missile, ma Alessandro Miressi è lì, è molto vicino Andrei Minakov alla Russia, testa a testa per la medaglia d'argento, mentre Duncan Scott sembra imprendibile, ma grande Alessandro Miressi. Cortissima l'azione del britannico che tiene, non c'è più spazio per Miressi, si brucia la Russia Miressi. La Russia è dietro l'Italia, un testa a testa tra l'Italia e la Russia.
Croazia ce la fa per una manciata di centesimi, Minakov nei confronti del torinese. Comunque l'Italia c'è con 3:29:93, bel crono, medaglia di bronzo per l'Italia, conferma quanto fatto in qualifica, se l'è giocata sino all'ultimo contro il quartetto Kolesnikov, Rogoda, Vekovicev e Minakov. Vince, si conferma a 3 anni di distanza i campioni d'Europa della Gran Bretagna con Luke Greenback, Adam Peaty, James Guy e Duncan Scott. Crono importante per la Gran Bretagna, campioni europei e campioni del mondo, che ha anche il record, il 3:28:59 dei campionati europei. Record italiano polverizzato dalla nostra nazionale, eravamo sopra i 3:32, piombiamo immediatamente nell'elite delle squadre che nuotano sotto il 3:30. Italia che fa un enorme salto di qualità e conferma una consistenza e una competitività anche in questa staffetta che storicamente ci appartiene poco. 53:59 il dorso di Thomas Chacon e poi la rana da 57:84 di Nicolo Martinenghi, il 51:29 del Delfino di Federico Burdisso e infine il 47:21 di Alessandro Miressi. Il totale è questo splendido 3:29:93, medaglia di bronzo per l'Italia ed è anche la 26esima medaglia di questa giornata straordinaria e trionfale con 3 medaglie d'oro, un argento e un bronzo. E questo è un messaggio molto chiaro, l'Italia è pronta sotto ogni aspetto ed è vero che talvolta le medaglie del campionato europeo preolimpico illudono. Alessandro Miressi, Italia competitiva anche in questa staffetta, siete cresciuti molto. Sì, siamo cresciuti molto, siamo stati molto bravi, avevo detto che riuscivamo a fare qualcosa di carino oggi, quindi siamo molto contenti di aver preso questo terzo posto, alla fine... Non siamo così tanto lontani neanche dagli altri, dai primi due, però ci stiamo lavorando e è una bella staffetta. Prossimo, Burdisso. Avete volato, dai, l'avevi detto. Buonasera, sì sì, terzi, bella staffetta, mi sono divertito, era da tanto che non facevo una staffetta, quindi mi mancavano queste emozioni. È bello gareggiare, è bello, in gruppo. Esatto, perché alla fine è anche uno sport di gruppo il nuoto. Un bel gruppo, c'è con... Ultima fatica anche per te. Sì, io sono veramente stanco. Ho fatto più o meno quello di stamattina, però sono contento non tanto per come ha fatto la gara, ma perché ho dato il massimo che avevo oggi. Quindi è venuto ci vuole 3:30, però io sono sicuro di aver dato il massimo oggi. Grazie, complimenti. Nicolò Martinenghi ha chiuso in bellezza con questa bella staffetta. Sì, vedo che è parziale, è un tempo che oggi non mi aspettavo di nuotare. Sono un po' cotto, non nascondo, ma a torne per la squadra bisogna tirare sempre qualcosa in più fuori. Una staffetta che abbiamo dato fiducia subito, sono qualche anno che peccavamo, quindi è un po' anche una rivincita nostra, sono molto molto contento. Siete cresciuti molto e siete diventati competitivi.